This is Dave Canterbury from Wilderness Outfitters and the Pathfinder School, and I'm here at the Italian Bushcraft Gathering with Wilderness Calling. You should subscribe to his channel. This guy's got amazing skills, awesome videos, and I suggest you subscribe today. Thank you, Dave. Se l'ha detto lui, iscrivetevi. Che state aspettando? Ciao ragazzi, benvenuti. Come alcuni di voi sapranno, qualche settimana fa sono stato vicino Roma al Big. Al raduno ha partecipato anche Dave Canterbury. E quindi alcuni di voi mi hanno chiesto di raccontarvi un po' com'è andata, cosa abbiamo fatto, quali corse abbiamo seguito. E quindi ecco qui, ne approfitto con questo video per parlarvi un po' di ciò che abbiamo fatto e di postare, di mettere qualche video che ho fatto lì durante i corsi. Prima di tutto voglio parlarvi di Dave, perché è una persona fantastica. Veramente, veramente eccezionale. Non sto parlando del suo personaggio in Dual Survival, ovvero il militare pazzo, esaltato, che si va a mangiare la sanguisuga, oppure della sua preparazione, perché è inutile dirvelo, è preparatissimo. Sto parlando invece della persona reale. Ho potuto conoscerlo in quei due giorni e ho visto che è una persona disponibilissima con tutti quanti. Si è reso disponibile veramente veramente con tutti e ha ripetuto più volte a tutti quanti che per qualsiasi bisogno, qualsiasi domanda o anche per gli autografi lui ci sarebbe stato, tant'è che alcuni ragazzi si sono fatti autografare di tutto, quasi pure le mutande, la tenda, tutto quanto. Quindi non ha detto niente, anzi si è reso molto disponibile. Poi il video che avete visto all'inizio io glielo chiesi la sera prima, poi non gli ho detto più niente neanche il giorno dopo, perché non mi andava di disturbarlo. Io gli avevo detto: anche io ho un canale YouTube e mi piacerebbe molto se potessi salutare tutti i miei iscritti. Ho detto sì certo, sarebbe un onore. E il giorno dopo però non gli ho detto nulla. Lui è venuto a dirmi: ehi, dobbiamo fare quel video là, vieni lo facciamo, ci mettiamo sotto questo cespuglio così sembra più primitivo e più bello, tattico. E l'abbiamo fatto senza che io gli dicessi nulla. Poi un giorno, l'ultimo giorno mi sa, mi ha visto, io avevo portato da casa da mangiare perché non sapevo come funzionasse lì, e stavo cucinando il mio risotto per i fatti miei, ovviamente sempre vicino agli altri per stare insieme. Lui si alza, viene da me e mi chiede perché non stessi mangiando con tutti gli altri, ovviamente sempre in inglese. Vedi qua c'è tanto cibo, perché non mangi con noi? Gli ho spiegato tutto quanto e ovviamente è anche molto simpatico, ha fatto un sacco di battute e a me in questo caso ha detto: ah, ecco perché tu sei magro e io invece sono così. Quindi è veramente una bella persona e spero di rincontrarlo al più presto, perché mi è piaciuto molto sia seguire i vari corsi sia conoscere il vero Dave Canterbury. Detto questo, parliamo un po' dei vari corsi che ha tenuto Dave. I corsi in totale sono stati 5 più altri 5 che però sono stati tenuti dagli istruttori della scuola che hanno organizzato l'evento. E detto questo ne approfitto per salutare Michele e Lavinia, che hanno organizzato questo evento. Senza di loro ovviamente non avrei mai conosciuto dei Canterbury ed è stato un vero piacere conoscere anche loro. I vari corsi che quindi abbiamo seguito con Dave sono 5. Il primo è stato la mentalità col quale creare un kit di sopravvivenza. Il secondo è stato l'utilizzo di questo kit di sopravvivenza che siamo andati a creare. Poi il terzo è stato quello del fuoco, diciamo, quindi come accendere il fuoco, come creare un kit fuoco, e avete visto già il video in cui Dave accende il fuoco con il bow drill. Poi il quarto è stato sulla costruzione, creazione di un riparo con un tarp, quindi i vari setup del tarp e i vari nodi da fare per andare a mettere questo tarp, picchetti eccetera. E infine un corso sulle trappole, piccole trappole principalmente a caduta per catturare piccoli animali come conigli, topi, ratti, scoiattoli o uccelli.
diciamo che i primi due corsi vanno più o meno insieme, nel senso che la mentalità e l'utilizzo di un kit di sopravvivenza dovrebbe essere un unico corso, e in questo corso ha, infatti sono stati simili, ha parlato delle 5 C della sopravvivenza, che sono coltello, cordame, anzi in inglese cutting tool, e quindi vari oggetti, non soltanto il coltello, cordame, poi combustion device, quindi varie robe per accendere il fuoco, poi un container e cover, quindi container può essere sia la borraccia che il pentolino, e con cover può essere sia il tarp che una coperta, ad esempio di lana, per la notte e per fare altre cose. Quindi quando si parla delle 5 C della sopravvivenza non si fa riferimento a 5 oggetti, quindi non dobbiamo pensare a un coltello, un acciarino, un pentolino, il tarp e boh, della corda, ma a 5 classi di oggetti che vanno a costituire il nostro kit. Diciamo che questo è un argomento abbastanza delicato, perché su questo poi dipenderà la nostra sopravvivenza, quindi magari farò un video più dettagliato in futuro se vi fa piacere. Diciamo che queste 5 C della sopravvivenza, come dice lui, non sono state inventate così dal nulla, ma sono state riscoperte. Lui ha studiato varie popolazioni e anche Ötzi, e ha potuto notare che appunto quello che avevano in comune tutte queste popolazioni e Ötzi sono appunto questi 5 classi di oggetti. Poi ci ho anche parlato delle 10 C della sopravvivenza, quindi altri 5 oggetti, in questo caso sono più che altro oggetti da aggiungere al kit. Poi ci ha fatto vedere come andare a separare i vari oggetti all'interno del kit in modo tale da non averli tutti quanti in uno stesso posto, per non rischiare di perderli tutti quanti insieme. Quindi il mio acciarino sarà in tasca, l'accendino nello zaino, il kit con selce e acciarino medievale sarà da un'altra parte, e così via, in modo tale appunto da non andare a rischiare di perdere tutto l'equipaggiamento e quindi a morire. Il giorno dopo abbiamo seguito invece il corso sul come creare un kit fuoco e su come accendere il fuoco. Avete già visto il video in cui lo accende con il bow drill, e in realtà voi avete visto l'ultima parte in cui ci riesce, ma prima ha fatto vari tentativi con questo set qui che è fatto in pino e non ci è riuscito. Tra l'altro qui c'è anche il suo sangue, perché mentre ci lavorava si è tagliato, quindi posso clonarlo. A parte le stupidaggini, quindi ci ha fatto vedere come accendere il fuoco con il bow drill e in più come usare l'acciarino e la selce e sfruttare l'energia del sole, quindi una lente di ingrandimento e il Fomes fomentarius, ovvero quei funghi lignicoli sul quale ho fatto anche un video, quindi se non sapete cos'è andatevelo a vedere. In più, durante questo corso ha parlato della next fire mentality, ovvero la mentalità con il quale noi dovremmo continuare ad andare avanti durante la nostra sopravvivenza. Dopo aver acceso il nostro primo fuoco con il bow drill non dovremo più fare così tanta fatica, quindi dovremo già pensare al prossimo fuoco e quindi andare a creare il charcloth, e ci ha fatto vedere anche quello, e vari altri adattamenti e cose varie. Durante il pomeriggio, dopo pranzo, abbiamo fatto un corso sul riparo, sulla costruzione di uno shelter. Ci hanno prima di tutto detto che
il mantenimento di una corretta temperatura corporea è fondamentale per la sopravvivenza, in quanto al di sotto della temperatura minima si va in ipotermia e alla fine si muore. Successivamente ci ho fatto vedere prima di tutto come creare dei picchetti, poi come andare a posizionare le varie corde in tensione, i vari nodi da fare e le varie posizioni con cui andare a creare il nostro riparo, quindi usando un tarp per magari mantenere più temperatura, più calore se non abbiamo un fuoco, oppure se abbiamo un fuoco e quindi catturare tutto il calore che va a creare il fuoco e robe del genere. L'ultimo corso che abbiamo seguito con Dave è stato quello sulla creazione delle trappole. Principalmente ci ha fatto vedere trappole semplici da creare a caduta per catturare massimo dei conigli o degli uccelli. Quella degli uccelli mi è piaciuta molto perché non l'avevo vista, ma non avevo visto come risparmiare sulla corda. Voi pensate che tutta quella struttura sia fatta annodando tutti i vari pezzi di legno, invece no, sono soltanto due pezzi di corda e va ad incastrare poi i vari rametti, quindi è stata molto molto interessante. Mentre gli altri due tipi che ci ha fatto vedere, che sono quelli a caduta con una pietra sopra, già li conoscevo, ma comunque è stato molto 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 bello vederle in azione, perché come sapete in Italia sono illegali, sono vietate, quindi non ci ho neanche mai provato, però ero molto interessato ad imparare come funzionano e come si creano, quindi è stato molto bello. E ciò che ci serve per creare queste trappole è molto semplice da trovare: dei rametti, delle rocce e poi quello che abbiamo con noi nel kit, ovvero della corda, del cordame e il coltello. E con il corso delle trappole è finito il raduno, sono finiti i vari corsi. Poi alla fine abbiamo fatto anche una challenge sull'accensione del fuoco: chi lo accendeva prima e lo rendeva stabile senza andarci a mettere sempre vari legnetti per 5 minuti. Ed è stata molto bella anche quella. Poi sono andato via subito dopo questa challenge e mi è dispiaciuto un sacco, perché è stato veramente bello conoscere un sacco di gente che ha le mie stesse passioni, starci insieme per 2 giorni. Non mi è mai capitato, di solito vado da solo nel bosco o con qualche amico, quindi in 2-3 massimo è diverso dallo stare con altre 20 persone a cui piacciono le tue stesse cose, con cui puoi parlare di coltelli, di acciarini e robe del genere. È stato veramente veramente bello e spero di poterci tornare la prossima volta, e spero di poter incontrare di nuovo Dave Canterbury, perché come vi ho detto già è veramente una persona fantastica e mi piacerebbe molto seguire i suoi corsi. Quindi se potessi, magari, lui me l'ha detto, se vuoi vieni, non ti faccio neanche pagare perché già spenderesti un sacco di soldi con l'aereo, quindi sarebbe veramente 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 bello andare in Ohio, dove vive lui, a fare qualche corso, speriamo. Bene, vi ringrazio per la visione di questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao. And we can just pull up inside like this. Possiamo chiuderci dentro in questa maniera. And no bagno. E non andare in bagno.